bisogna dire che nella vicenda Cucchi i depistaggi hanno toccato picchi da film dell'orrore, picchi inimmaginabili, perché di solito quando c'è un depistaggio, il depistaggio si traduce nella difficoltà di ricostruire il fatto e di identificare i responsabili, per cui per quanto riguarda la Procura della Repubblica finisce con una richiesta di archiviazione. Qua si è andati oltre. La responsabilità è stata scientificamente indirizzata su tre agenti di polizia penitenziaria, di cui anche oggi voglio ricordare il nome, Nicola Minichini, Antonio Domenici e Corrado Sant'Antonio, sottoposti a un processo kafkiano in cui avrebbero dovuto fare testimoni e si sono trovati sul banco degli imputati. Il depistaggio non si è fermato qui, perché non ha riguardato solo gli aspetti processuali, ha riguardato anche un ministro che è andato in aula davanti al Senato e ha riferito il falso al Senato e quindi a tutto il Paese. Io non voglio entrare nel merito dell'aspetto medico-legale relativo al depistaggio. Io vorrei solo evidenziare una serie di circostanze incontestabili, e cioè che il 30 ottobre del 2009, che è una data importante di questo processo, una delle cose che accadono è un incredibile, non so come lo vogliamo definire, sconcertante, imbarazzante, forse è corretto dire inquietante, nota a firma del generale Casarsa, all'epoca colonnello, poi ha fatto carriera, nella quale viene anticipata una relazione medico-legale preliminare relativa all'autopsia che era coperta dal segreto, si fa riferimento a quegli specialisti. E venivano in parte anticipate alcune conclusioni medico-legali. Se uno volesse fare una sintesi del depistaggio relativo alla morte di Stefano Cucchi, dovrebbe distinguere due momenti. Il primo inizia nella stazione Appia quando Cucchi, Di Bernardo, D'Alessandro e Tedesco tornano dalla Casilina. Quindi subito dopo il momento in cui Stefano Cucchi è stato pestato. In questa fase il dominus assoluto è il maresciallo Mandolini, o comunque tutti i depistaggi in questa fase vengono gestiti a livello della stazione Appia, dove abbiamo non solo il falso nel verbale di arresto, abbiamo anche il registro dello SPIS sbianchettato, abbiamo anche la richiesta di fotosegnalamento che scompare. Abbiamo l'annotazione redatta da Tedesco che scompare. Il depistaggio non si fermò nel 2009. Perché ripartì nel 2015, quando riparte l'indagine della Procura di Roma e riparte con la Polizia di Stato, a un certo punto vengono chiesti tutta una serie di atti e ci vengono trasmessi nel novembre del 2015 il famoso registro dello SPIS, anzi la fotocopia del registro dello SPIS sbianchettata, senza dirci che l'originale era sbianchettato, e le annotazioni di Disano e Colicchio senza evidenziarci che erano diverse. Noi dobbiamo affrontare i fatti del 2009 perché hanno condizionato il precedente processo e hanno rischiato di condizionare anche questo. La difesa di Mandolini, in modo, diciamo, con modo scomposto, ha detto una cosa non solo molto grave: volete, state voi, Procura di Roma, processando l'intera arma dei carabinieri. Non è così. Voglio dirlo in modo chiaro. Questo non è un processo all'arma dei carabinieri. Questo è un processo contro cinque esponenti dell'arma dei carabinieri che nel 2009, insieme ad altri cinque esponenti dell'arma dei carabinieri, tre dei quali ufficiali dei carabinieri, violarono il giuramento di fedeltà alle leggi e alla Costituzione, tradendo innanzitutto l'istituzione di cui facevano e fanno parte. E non ci provate a dire che noi vogliamo processare l'arma dei carabinieri e a dire che l'arma dei carabinieri è a fianco a voi e contro di noi in questo processo, perché l'arma dei carabinieri in questo processo è accanto a noi e contro di voi.